Sempre parliamo di intelligenza artificiale e di una notizia letta su internet recentemente e parlo di Amazon Go, ovvero questi punti vendita che Amazon ha aperto, dove grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, molto semplicemente il cliente entra all'interno del supermercato, fa la sua bella spesa e grazie all'intelligenza artificiale che è in grado di verificare se hai preso un articolo piuttosto che un altro, arrivi alla cassa per uscire paghi, tutto senza esseri umani sostanzialmente, tutto digitale e grazie all'intelligenza artificiale. Bene, quel che ci racconta questo articolo e quindi le dichiarazioni di alcuni dipendenti di Amazon è che in realtà c'era da qualche parte in India, pare un migliaio di persone, che si occupava di andare a vedere quel che le telecamere riprendevano e quando un cliente andava a prendere qualcosa in una determinata scansia, c'era un indiano dall'altra parte che andava ad aggiungere nel carrello della spesa della persona la cosa acquistata. Io questo lo trovo molto divertente, vi immaginate, no? In realtà ti sembra tutto così automatico, digitale e quant'altro. Dall'altra parte c'è uno e tante persone che insomma, mi ricordo molto Super VIP e Mini VIP di Bozzetto, dove c'erano tutti questi cinesini che pedalavano all'interno del supermercato di Etty Betty. Il vero problema credo che non sia l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro, ma credo che l'intelligenza artificiale prima o poi arriverà a rubarci il reddito di cittadinanza.